Benvenuti amici di Amica Borsa, questo è il programma del videocorso in opzioni, un videocorso di base per imparare a conoscere quello che è appunto il mondo del trading in opzioni. Cominceremo a spiegare quelle che sono i vari tipi di opzioni esistenti, le opzioni call e le opzioni put, cosa è il sottostante, lo strike price, il premio, la scadenza delle opzioni, le dimensioni di un contratto in opzioni, cosa significa quando si parla di opzioni in the money, at the money, out of the money, il fattore tempo nelle opzioni e le opzioni europee, come si differenziano dalle opzioni americane. Ed infine parleremo del valore intrinseco e il valore estrinseco. Cominciamo con il definire che cosa è un'opzione. Un'opzione è sì uno strumento finanziario, ma nel dettaglio è un contratto con il quale acquisto un diritto, il diritto di acquistare o vendere un bene, il sottostante, ad un prezzo stabilito, lo strike price, in un dato momento. Caso di opzioni europee alla scadenza. Per acquistare questo diritto devo pagare un prezzo definito dal mercato, attraverso un book di negoziazione in cui opera principalmente un market maker. In questo primo video abbiamo detto parleremo quindi di opzioni call e di opzioni put. Se ho una visione rialzista del mercato, la cosa più logica da fare è acquistare una opzione call, perché acquistando una opzione call acquisto il diritto di comprare il sottostante, l'opzione, a un determinato prezzo che ho stabilito prima ad una certa scadenza. In questo modo, come possiamo vedere dall'immagine presa in prestito dal sito di Borsa Italiana, una long call ci consente di avere un guadagno massimo che teoricamente è illimitato, perché l'azione sottostante potrebbe crescere all'infinito, e contraltare ho una perdita massima che invece è limitata al premio che ho pagato all'inizio. Facciamo subito un esempio. Se al momento attuale Fiat ad esempio quota 15 euro ed io ho una visione rialzista su Fiat, quindi penso che da qui a un mese e mezzo arriverà a 17-18 euro, anziché acquistare direttamente le azioni di Fiat, posso acquistare un'opzione call su Fiat con strike a 16 euro, ad esempio sulla scadenza di marzo, perché penso che usciranno magari dei dati molto positivi su Fiat e Fiat arriverà a 17-18 euro. Qual è la differenza rispetto a comprare direttamente il sottostante? La differenza sta appunto nel fatto che con l'opzione ho una perdita limitata, quindi se Fiat dovesse crollare, dovesse scendere vertiginosamente, il massimo prezzo che io andrò a pagare su questa perdita è quello che ho già pagato per l'acquisto dell'opzione. Al contrario, se Fiat, anziché fermarsi a 17-18 euro come credo, continua a salire a 19-20 euro ed ha un forte rialzo, con l'acquisto dell'opzione call posso andare a fare dei guadagni decisamente più importanti. Di contro, acquistando un'opzione call, devo sapere che sino a che lo strike price non sarà raggiunto, quindi sino a che Fiat non arriverà a 16 euro, questa opzione sarà perdente, nel senso che non avrò modo di riscattarla, non avrò modo di esercitarla e quindi perderò il premio che ho versato. Soltanto superato lo strike price di 16 euro comincerò a guadagnare. Se al contrario di prima ho una visione del mercato ribassista, allora utilizzerò una opzione put, cioè acquisterò una put su Fiat. Perché? Perché la put mi dà il diritto di vendere il sottostante a un determinato prezzo. Torniamo all'esempio di prima.
acquisterò quindi una opzione put su Fiat se immagino che Fiat sia destinata a scendere nel prossimo periodo. Se oggi Fiat quota 15 euro, acquisto una opzione put con strike a 14 euro. Fino a quando Fiat non raggiunge i 14 euro, la mia opzione, non è di tipo europeo, ma lo vedremo in seguito, non è esercitabile. E quindi se alla scadenza Fiat non sarà scesa al di sotto dei 14 euro, perderò il premio che ho pagato. Al di sotto dei 14 euro invece guadagnerò dalla differenza che ci sarà tra lo strike price e il prezzo del sottostante. Se ad esempio Fiat scende a 13, io ho acquistato il diritto di venderla a 14, quindi guadagnerò un euro, cioè la differenza tra lo strike price e il prezzo del sottostante, un euro per ogni azione di Fiat venduta. Ci vediamo nel prossimo video, dove parleremo di sottostante e di strike price.